Allora, io adesso darei la parola al professor Antonio Catricalà, che è vice ministro dello sviluppo economico, ma è soprattutto un giurista. Ma intanto forse vi parlerei della mia attuale veste di vice ministro per le comunicazioni, che tanto ha a che vedere con la tutela dei consumatori. L'altra mattina ero in Parlamento alla Commissione di Vigilanza RAI a illustrare il nuovo contratto di servizio, un contratto di servizio che dovrebbe garantire maggiore trasparenza e rendere visibile o più visibile ai telespettatori come viene speso il gettito derivante dal canone e rendere anche più meglio controllabile da parte dell'autorità delle comunicazioni l'adempimento ai singoli obblighi contrattuali che questa importante azienda nazionale assume nei confronti dello Stato. E a un certo punto mi è stata rivolta una domanda da una parlamentare del Movimento 5 Stelle che mi ha detto, vabbè, tutto questo noi lo capiamo, ma dov'è l'azione di classe dei consumatori nei confronti della RAI in caso di violazione degli obblighi? E qui ovviamente le risposte in Parlamento non possono essere lunghe, un libro o due libri, ma forse sarebbe servito avere tutto questo tempo, perché è un problema di natura culturale. Cioè, i contratti di servizio in Italia, quello della RAI come quello delle autostrade, delle ferrovie, delle poste, ma anche dell'azienda locale di trasporto, si concludono tra l'amministrazione e l'azienda. Poi c'è un convitato di pietra che è il cittadino, l'utente, il video spettatore, il telespettatore, l'ascoltatore in caso di radio, il viaggiatore sull'autostrada, che però ne resta sostanzialmente escluso. Dovrebbe essere il beneficiario ultimo di quella negoziazione, però sta da una parte: se il contratto è rispettato, bene; se il contratto non è rispettato, non succede nulla. Io la prima volta che mi sono occupato di questo problema è stato quando la società autostradale continuò ad immettere auto in autostrada nonostante che la neve era 3-4 anni fa, continuasse a riempire le corsie, rendendo impossibile sostanzialmente il traffico. A un certo punto mi si chiese da parte dell'azienda di chiudere la procedura che io avevo aperto per una pratica commercialmente scorretta, cioè vendere il servizio sapendo che non puoi adempiere. Poi probabilmente c'era molto di più da contestare all'azienda, ma quello era il mio mestiere. Devo dire che quando ho poi sostanzialmente visto questi impegni, sono rimasto particolarmente deluso, perché io mi immaginavo che negli impegni avrei trovato una forma o di risarcimento nei confronti di tutti i consumatori che erano stati in quell'occasione, diciamo, delusi tra virgolette, ma per usare un eufemismo, dall'azienda nella quale avevano riposto tanta fiducia da pagare un biglietto per viaggiare. Perché, da che derivava questa delusione? Dal fatto che non c'era neanche una formulazione, neanche di buona volontà, per l'avvenire di diventare direttamente responsabili nei confronti dell'utente. Cioè, non si riconosceva la lesione del diritto, non si riconosceva la necessità di prevedere nelle carte dei servizi e nei futuri contratti di servizio un'azione diretta ai consumatori per farsi tutelare in questo modo, lasciando il tutto certamente a una class action, ma una class action non per violazione contrattuale, ma per violazione di un principio generale del nemine meledere, cioè un'azione generale per cui se io camminando per strada faccio male a qualcuno volontamente o involontariamente, comunque sono tenuto
poter esarcire il danno, ma è un'azione molto più complessa, molto più complicata, necessità di prove più difficili da dare, c'è tutta una maggiore difficoltà rispetto a chi invece dice: io avevo un contratto, tu non l'hai rispettato e mi devi risarcire. Ed è il caso del contratto di servizio della RAI. Che cos'è che non si riesce a fare? Non sono riuscito neanche in quell'occasione, ovviamente, tant'è vero che finì con una multa, poi ho pugnato al TAR, adesso credo che siamo al Consiglio di Stato, poi uno non segue mai fino in fondo purtroppo tutte le vicende alle quali ha dato origine, meno male da una parte, perché mi ricordo che una volta l'antitrust sotto la mia presidenza diede all'ENI, che non per l'attuale gestione ma in una precedente gestione aveva ristretto le importazioni di gas in Italia per fare aumentare il prezzo, e l'Italia restò quasi al freddo, non dico al freddo ma rischiò di restare al freddo, era una multa di 270 milioni. Quando è finita poi la vicenda, io l'ho seguita anche dopo al Consiglio di Stato, quei 270 milioni, fermo restando l'impianto accusatorio, era diventato 20 milioni, che per l'ENI penso che sia una goccia. Comunque l'ENI aveva messo da parte 270 milioni come passivo, si trova un attivo di 250 milioni che ovviamente divenne poi profitto assoluto, e io non gli do più multe perché gli conviene a questi. Cioè, alla fine fate male perché non avete niente da temere, anzi avete da guadagnare. Che cos'è che manca? Manca un fatto culturale. Il fatto culturale è che il consumatore ha bisogno di una tutela asimmetrica, di un qualcosa in più rispetto a tutti gli altri, perché il consumatore contratta con chi ha una posizione di forza nel mercato. Questa debolezza deve essere compensata da qualcosa. Questo qualcosa può essere maggiore forza alle associazioni dei consumatori, una legittimazione più specifica, oppure un'autorità dedicata alla loro tutela. Non è che non si è fatto nulla, perché noi abbiamo dal 2005 il codice del consumo in Italia, un bellissimo codice che poi è stato nel 2007 integrato con le pratiche commerciali scorrette, che sono state assegnate all'antitrust molte funzioni. E tuttavia ancora quello che manca è la sensibilità di questo concetto, una debolezza contrattuale di posizione che necessita di una particolare tutela, tutela che deve dimostrarsi forte sia in sede civile, sia in sede amministrativa, sia in sede giudiziaria. Non è così negli altri paesi europei. È vero che in Francia c'è il Code de Consommation, che è un codice più o meno coevo al nostro, ma in Francia esiste il concetto di abuso del diritto privato già dal primo codice Napoleone. Cioè, da quando ci furono i primi codici in Francia, si pensò che il privato potesse abusare del proprio diritto. Questa nozione in Italia c'è. Né c'è mai stata una differenza nel nostro codice civile tra il consumatore e il professionista. Anzi, da noi c'è il principio opposto. Siccome il nostro codice civile del 42 assorbe il codice di commercio, che era l'ex mercatorio, quindi un codice tutto a favore degli imprenditori, nel nostro ordinamento vige il principio che il contratto ha forza di legge tra le parti, cioè di fronte al contratto i due contraenti sono uguali. In Germania non è così, perché in Germania nei primi paragrafi del Begebeg, il loro codice civile, c'è scritto che cos'è il consumatore, è definito, che cos'è il professionista. Ci sono questi due diversi status. Allora, noi stiamo parlando di culture, quella tedesca che definisce esattamente gli istituti, quella francese che ci arriva attraverso la nozione dell'abuso del diritto, che devono essere calate nel nostro ordinamento. Ma il nostro ordinamento è un ordinamento estremamente rigido e restio alle novità.
perché è inquadrato in determinati schemi. Quando l'autorità dà una sanzione per scorrettezza commerciale, dietro la parola scorrettezza che cosa si nasconde? Perché se si nasconde un illecito amministrativo tipico, hai lasciato la macchina dietro di sosta, il giudice amministrativo, io sono un giudice amministrativo nella mia vita originaria e nella mia vita sotterranea ancora, ma il giudice amministrativo sa che fare, perché quella sanzione, quel comportamento è un illecito tipico, è definito dal codice, quindi sa che a quel comportamento consegue quella sanzione. Ma se si parla di scorrettezza, la scorrettezza è sfuggente, è una clausola generale, va riempita di continuo. Ma quando è che uno è corretto e quando è che è scorretto? Io lo dico perché ci ho sbattuto il muso contro questa cosa. E dico muso e non faccia, proprio per farvi capire che ho fatto la figura del toro che si scontra non contro il torero, ma contro quelle balaustre di legno che mettono per proteggere il torero. E questa barricata di legno era l'idea della possibilità di esagerare nel proprio esercizio del diritto che tutti hanno, tutti, giudici, amministratori e imprenditori purtroppo. Il caso è quello delle banche, che dopo che era uscita la legge Bersani secondo la quale la surroga nel mutuo doveva essere gratuita, per cui io potevo cambiare banca portando il mio mutuo avendo le condizioni più favorevoli a costo zero, le banche messe alle strette non consentivano ai propri clienti di fare questa operazione, ma li inducevano a estinguere il loro mutuo presso di loro, e ci voleva un contratto, un atto notarile, cancellare l'ipoteca, aprire un altro mutuo e iscrivere un'altra ipoteca, quattro operazioni costose contro una gratuita. Io dissi: questa è una pratica commerciale scorretta, e iniziai 24 procedimenti contro 24 importanti gruppi bancari. Ho perso 24 cause, prima al TAR e poi al Consiglio di Stato, sulla base del principio non era vietato. Ma ecco dov'è il problema. Allora è lì il problema, e il problema è culturale. Noi non dobbiamo andare in cerca, se vogliamo tutelare i consumatori, di ciò che è vietato ai commercianti, agli imprenditori. Dobbiamo andare in cerca di ciò che è loro consentito dall'ordinamento, ma è un abuso, perché si approfittano della posizione di potere. Perché ciò accada, commissario, è necessario cambiare un istituto che non c'è nel nostro ordinamento, crearlo. E non è facile, perché il rapporto che viene giudicato è un rapporto tra imprenditore e consumatore, quindi un rapporto tra privati. Ma il giudice ultimo di questo rapporto è il Tribunale amministrativo, il Consiglio di Stato, che in genere giudica del rapporto tra l'autorità che dà la sanzione e l'amministrato, che è il consumatore. Scusate, in questo caso l'amministrato è il imprenditore. E per forza di cose il giudice si mette alla parte più debole, che è l'imprenditore contro l'autorità che è oppressiva, ma non si accorge che quell'imprenditore ha fatto prima una cattiva azione nei confronti del più debole del rapporto, che è il consumatore. Quello che bisogna costruire è una nuova categoria che io chiamerei abuso o eccesso o sviamento di potere privato. Cioè il potere è privato, non è che stiamo parlando di potere pubblico, perché quando io sono una banca esercito il potere del privato, quando faccio una pubblicità ingannevole è potere privato, non c'è niente di pubblicistico in tutto questo. Però posso
nell'esercitare il mio diritto, abusarne. Se utilizzo nell'esercizio del diritto quella dose di maggior potere che ho per la posizione che l'ordinamento economico mi assegna nel momento contrattuale, allora è quello che deve essere colpito, quella posizione di maggior privilegio. Per ora siamo lontanissimi da questo, ed è vero quello che si diceva prima, è vero quello che diceva il nostro moderatore e quello che diceva la commissaria. È un fatto culturale, bisogna cambiare alcuni dati logico-giuridici, ma soprattutto strutturali della nostra formazione, di chi applica queste cose. Se così sarà, se riusciremo a farlo, noi di questo blocco di norme che abbiamo sposato perché l'Europa ce l'ha imposto, perché fosse stato per il nostro Parlamento non l'avremmo mai fatto il codice del consumo, non l'avremmo mai fatto, perché da noi vigono altri principi, c'è anche una forma di, non voglio dire arroganza, ma di scarsa considerazione nei confronti delle richieste, questi rompiscatole dei consumatori. Sì, io lo capisco, fanno bene a rompere le scatole, dobbiamo capire perché lo fanno, ma fino a che staremo ancora in questa situazione di accettazione passiva di regole che ci vengono dall'Europa, che ci vengono dalla cultura tedesca e dalla cultura francese, e non sono frutto del nostro diritto romano, non sono frutto della nostra considerazione dei rapporti tra privati, e soprattutto non ribaltano il concetto che bisogna tutelare la certezza dei traffici. Sì, sicuramente, ma in una situazione di equità. Questo è il concetto che manca, l'equità nella considerazione dei rapporti. Fino a che non avremo questa costruzione, noi avremo un bel codice, ma mancherà lo spirito della legge. Tocqueville resterebbe deluso, perché avremmo una bella legge, ma la sua applicazione sarebbe impossibile. Quello che dobbiamo allora costruire, e per questo servono questi convegni, serve vederci, serve approfondire, serve invitare soprattutto a questi convegni chi poi alla fine decide, che sono i nostri giudici, quelli naturali che sono stati eletti all'ordinamento. Quando avremo questo cambiamento, noi potremo dire chiaramente che il codice del consumo funziona, che possiamo dirci orgogliosi di aver ereditato queste norme dall'Europa, che siamo noi stessi parte che migliora i rapporti tra cittadini e istituzioni, tra cittadini, tra utenti e imprenditori, in un clima rinnovato di rapporti. A me è piaciuto molto quello che ha detto Dora, noi non vogliamo la conflittualità, noi vogliamo negoziare, ma per negoziare dobbiamo avere, non dico la pistola sul tavolo, ma almeno la possibilità di battere un pugno sul tavolo, che per ora ci viene meno.